Sarà la cooperativa La Paranza a gestire il cimitero delle Fontanelle, il gigantesco ossario situato in una cava di tufo del rione Sanità, dove ancora in tempi recenti si praticava il culto delle anime pezzentelle e la devozione alle cappuccelle. La Paranza, formata in prevalenza da ragazzi del quartiere, ha vinto una selezione pubblica promossa dal Comune di Napoli. La Paranza finalmente restituisce alla comunità, a Rione, al Napoli, insieme al Comune di Napoli, il cimitero delle Fontanelle. La Paranza sarà soggetto gestore del cimitero, ma la nostra è una proposta di comunità. Lo farà insieme a tutte le altre associazioni del territorio che da anni si occupano di valorizzazione, di riscatto, e insieme percorriamo una strada ormai da quasi 20 anni. Lo faremo insieme. Parte dei lavori sono stati realizzati dal Comune di Napoli, altri interventi saranno effettuati dalla cooperativa col sostegno di risorse private della Fondazione Con il Sud e della Fondazione di Comunità San Gennaro. Vorrei iniziare ringraziando Don Antonio Loffredo per quella che è stata la sua storia e continua ad essere la sua storia in questo quartiere, ma nella Chiesa in maniera particolare, perché io penso che quello che Antonio si è riuscito in qualche modo a trasmettere al quartiere, soprattutto ai ragazzi della Paranza in maniera particolare, è stata soprattutto e continua ad essere la sua passione e la visione. E questi sono elementi importanti per essere davvero in grado di in qualche modo immaginare anche un futuro che può essere diverso e deve essere diverso. Sono previsti anche altri lavori di riqualificazione per il sagrato della chiesa di Santa Maria del Carmine alle Fontanelle e per alcuni spazi circostanti, con un progetto curato da 4 architetti napoletani e promosso da Renzo Piano. La riapertura del cimitero delle Fontanelle è prevista per i primi mesi del 2024. I cittadini della terza municipalità potranno accedervi gratuitamente. È un bene fondamentale, bellissimo, ma anche che ha tante funzioni, tanti ruoli importanti, ed è chiuso da tanti anni anche con dei grandi problemi sia di dissesto che di sicurezza. Abbiamo seguito una strada innovativa con un partenariato pubblico-privato che consentirà la valorizzazione del sito, degli investimenti in parte fatti dal comune, in parte fatti da privati e da fondazioni, la valorizzazione del sito creerà lavoro, quindi opportunità di lavoro per tanti giovani del territorio, e garantirà anche una fruizione qualificata ai tanti turisti che vorranno venire a vedere questo luogo che è unico, iconico, rappresentativo dell'anima e della storia della nostra città.